Oggi parliamo di shore jigging e partiamo dalla conoscenza delle esche artificiali, i jig. Insieme al nostro amico Antonio Guttadoro e facendoci aiutare da delle slide di supporto, dei documenti che abbiamo creato, andiamo a facilitare la comprensione dell'argomento di cui trattiamo oggi e insieme capiamo tutte le caratteristiche principali che è necessario sapere per addentrarci nella conoscenza di queste esche artificiali. Facciamo ora una breve sintesi degli argomenti che verranno trattati in questo video. Insieme capiremo che cos'è il jig, le varie tipologie di jig esistenti e anche i materiali di cui sono costituiti queste esche artificiali. Capiremo insieme quando usare i vari modelli di jig e come armarli con gli ami, con gli assist. Inoltre, nella parte conclusiva di questo video, capiremo insieme anche la scelta dei colori, come muoverci in merito alla scelta delle colorazioni. Grazie alla collaborazione con il nostro amico Antonio, andiamo man mano a sviscerare tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato in questa anticipazione. La prima domanda che faccio ad Antonio è la conoscenza del jig. Che cos'è il jig? Quali sono i caratteri distintivi che contraddistinguono questa esca artificiale? Ciao Luigi, un caloroso saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Beh Luigi, senza ombra di dubbio il metal jig era e rimane tutt'oggi il protagonista assoluto del nostro amato shore jigging in tutte le sue versioni che ovviamente nel corso degli anni, attraverso gli studi di settore, le aziende sono riuscite a migliorare in tutte le sue componenti, dalla colorazione al movimento fino ai materiali utilizzati, creando oggi dei veri e propri capolavori. Ma ritorniamo per un attimo, Luigi, a quella che è la domanda principale, vale a dire che cos'è il metal jig. Beh, parlando di shore jigging, ovviamente, il metal jig è un artificiale nato per cercare di colmare alcune lacune che i pescatori di spinning di qualche anno fa riscontravano in determinate situazioni, in determinati spot. La prima lacuna era quella di non riuscire a sondare con gli artificiali utilizzati, che solitamente erano dei minnow o artificiali top water, tutta la colonna d'acqua. Col metal jig invece questa esigenza viene colmata alla perfezione. Infatti il metal jig, essendo un artificiale pesante, riusciamo in maniera immediata a raggiungere il fondo ed entrare quindi in contatto con il sogno di ogni shore jigger, che sono i predatori di fondo come dentici e cernie. La seconda esigenza che riusciamo a colmare con l'utilizzo del metal jig è quella di raggiungere grandissime distanze di lancio che ci permettono di entrare in contatto con l'altra categoria che rappresenta forse oggi il target principale per gli amanti della tecnica, vale a dire i pelagici. Ebbene sì, con l'utilizzo del metal jig si riescono a raggiungere distanze di lancio veramente ragguardevoli che ci permettono di entrare in contatto con dei predatori che solitamente era difficile insidiare da terra. Parliamo anche delle tipologie di jig esistenti attualmente sul mercato e come possiamo suddividere le varie tipologie di jig. Beh Luigi, questa è un'altra domanda complessa da rispondere in pochi minuti, però cercando di sintetizzare, schematizzare al massimo le centinaia di tipologie di jig presenti oggi sul mercato, possiamo attraverso l'utilizzo di alcuni indicatori dare un'idea ai nostri amici su come muoversi e capire le varie tipologie di artificiali presenti oggi nel nostro amato shore jigging. Beh, il primo indicatore che possiamo dare è quello della lunghezza, il secondo indicatore invece è quello della forma del metal jig. Tornando al primo indicatore, prendendo come grammatura di riferimento quella da 80 grammi, che è una delle più utilizzate dagli amanti della tecnica, possiamo creare già tre diverse tipologie di metal jig: gli short, i semi-long e i long. Gli short solitamente sono dei metal jig che non superano mai i 12 cm di lunghezza e all'interno di questa categoria possiamo trovare anche quella che viene definita la categoria degli hyper short, che sono dei metal jig come questo, che è
il nuovo pesce della Sea Falcon, che è un artificiale nato dall'esigenza di imitare il piccolo pesce foraggio presente nei nostri mari e soprattutto da quella di estremizzare il lancio. Seconda categoria, che forse è quella più diffusa, è quella dei semilong, che sono dei metal jig che solitamente vanno dai 13 ai 15 cm di lunghezza, tra cui possiamo menzionare ad esempio il Blades della Xesta o il Gigaro Classic della Palms, che sono artificiali tra i più richiesti e più diffusi perché vanno a colmare la maggior parte delle esigenze degli amanti della tecnica. Terza categoria è quella dei long, che sono solitamente metal jig che vanno al di sopra dei 16 cm da utilizzare in determinate situazioni e in determinati spot, e tra cui possiamo menzionare ad esempio il Gigaro Super Slider della Palms e il Long Slider della Sea Falcon. Ma andiamo adesso al secondo parametro, che è quello della forma. Ovviamente un metal jig da 12 cm ad esempio, uno short, può essere lungo, corto, stretto, largo. E uno short, ad esempio, abbiamo visto che potrebbe essere da 12 cm o da 5-6 cm. Quindi limitare soltanto a quella che è il parametro della lunghezza, la selezione e la tipologia del metal jig è un po' troppo riduttivo. Infatti dovremmo parlare anche obbligatoriamente di quella che è la forma. Forma che potrebbe essere, ad esempio, classica come questa, che è lo sharpshooter della Sea Falcon. Questo è un classico jig da casting nato per essere utilizzato in determinate situazioni e soprattutto in un determinato movimento, ma potrebbe essere anche come questa, un metal jig con un disegno molto sottile e lineare che ovviamente necessiterà di movimenti e recuperi completamente diversi, e soprattutto la sua ratio, il suo disegno ne attribuisce un movimento in salita ma soprattutto in fase di discesa completamente diverso rispetto a un metal jig da una lunghezza simile alla sua. Quindi diverse lunghezze, diverse forme per artificiali destinati a spot, predatori ed esigenze completamente diverse una dalle altre. L'evoluzione a cui stiamo assistendo, diciamo continuamente tutti i giorni, ha portato all'introduzione di nuovi materiali un po' in tutti i settori e anche nella pesca e soprattutto nella realizzazione di esche artificiali. Quali sono i materiali, anche di moderna concezione, che vengono utilizzati nella realizzazione dei jig? Beh Luigi, come dicevi giustamente, l'evoluzione nel corso degli anni e gli studi del settore che le aziende hanno messo in atto hanno fatto sì che i metal jig e la realizzazione di quest'ultimi non fosse più fatta attraverso l'uso del piombo, ma l'attenzione che le aziende oggi pongono soprattutto verso l'ambiente e l'ecosistema le hanno portate ad utilizzare dei materiali più ecosostenibili nel pieno rispetto dell'ambiente e quindi dell'ecosistema che ci circonda. Ma l'utilizzo di materiali alternativi al piombo non è soltanto dovuto a quello che è il rispetto dell'ambiente, ma soprattutto a quella che è la volontà da parte delle aziende di dare un'identità propria, diversa ai vari prodotti che loro realizzavano attraverso l'utilizzo di materiali alternativi, come potrebbero essere ad esempio il tungsteno, lo zinco o le svariate tipologie di leghe presenti oggi nel mercato, che attribuiscono a parità di forma e a parità di peso una diversa movimento dell'artificiale in acqua, quindi attraverso l'uso e il gioco delle forme, del peso e del materiale utilizzato si possono realizzare artificiali veramente simili ma con una diversa azione. Ad esempio vi nomino il Gigaro Super Slide della Palms, che utilizza lo Z-Lite, che è una lega particolare che attribuisce a quest'ultimo un'identità propria sia in fase di discesa che in fase di salita, che sarebbe completamente diversa se quest'ultimo fosse realizzato, che ne so, in zinco o in tungsteno.
Abbiamo già parlato in questo video delle tipologie di modelli esistenti per quanto riguarda i jig, ma ecco, per dare una mano anche a chi da poco si sta avvicinando in questa tecnica di pesca, vorrebbe avvicinarsi in questa tecnica di pesca, capiamo insieme e spieghiamo, Antonio, quando usare i vari modelli di jig. Beh, Luigi, su quando e perché utilizzare un metal jig piuttosto dell'altro, ovviamente quella che è la propria esperienza personale in pesca è un aspetto fondamentale. Quindi oggi cercherò di dare alcuni consigli sulla scelta del metal jig giusto, però ovviamente sono dei consigli legati a quella che è la mia esperienza in pesca, quindi ognuno può avere le proprie teorie e tutto, che magari possono essere condivise o meno con quelle che sono le mie teorie. Intanto andiamo con il primo aspetto da tenere in considerazione, che è quello della lunghezza, lunghezza che ritorna di nuovo in campo. Io, amici, utilizzo gli short quando voglio cercare di estremizzare il lancio, perché magari voglio cercare dei predatori a grandissima distanza, come possono essere per esempio i pelagici, quando ad esempio siamo in presenza di forte vento, magari anche vento laterale, che impedirebbe un lancio corretto di un long o anche di alcune blatte, o anche quando voglio cercare di utilizzare dei metal jig che imitano il piccolo pesce foraggio da muovere attraverso l'utilizzo di cercate corte e ritmate. Utilizzo invece i semi long quando nella stragrande maggioranza dei casi, pertanto sono apprezzati dalla stragrande maggioranza dei predatori insediabili nei nostri mari, e soprattutto si prestano bene ai vari movimenti. Possono essere cercati col classico movimento a dente di sega, possono essere cercate con movimenti ampi a tutto braccio, con movimenti corti e ritmati. Quindi sono degli artificiali che si prestano alle più svariate situazioni. E ultimo ritorna la categoria dei long. Categoria dei long che utilizzo soprattutto quando siamo in presenza di poco vento e poca corrente, perché si presta meglio al lancio in presenza di poco vento, quindi che ne impedirebbe la classica azione di sfarfallamento in aria, che ridurrebbe tantissimo il lancio. E in presenza di poca corrente, perché una corrente molto forte impedirebbe la fase corretta di discesa di un artificiale come questo. Io utilizzo i long soprattutto quando voglio ricercare predatori come le ricciole, di cui sono ghiotte, e soprattutto quando voglio creare dei movimenti ampi e lunghi, magari a tutto braccio, che sono dei movimenti a mio avviso molto apprezzati da questo genere di predatori. Tra i vari modelli di jig esistenti sappiamo bene che anche la loro forma, il loro bilanciamento ne regola la fase di caduta e la fase di risalita. Però ecco, come facciamo a capire quali di questi modelli sono da utilizzare, soprattutto perché sono da utilizzare facendo maggiore attenzione nelle fasi di caduta, e quanti invece dobbiamo utilizzarli con un'attenzione maggiore verso le fasi di risalita? Ma la scelta corretta di quando e dove utilizzare un jig piuttosto dell'altro non dipende soltanto dalla lunghezza, ma dipende molto anche da quella che è la forma del metal jig. Infatti ci sono alcuni metal jig, come lo sharpshooter, che si presta molto di più ad essere utilizzato con cercate corte e ritmate, che solitamente sono delle cercate molto apprezzate da predatori come i pelagici, e quindi questo è un metal jig che ha come ratio quella di essere mosso attraverso questi movimenti piccoli e ritmati. Ma invece ci sono altre categorie di predatori, come ad esempio il dente, cioè la cernia, e potrei menzionare anche altri, che vengono molto attirati anche da quelli che sono dei movimenti più blandi dei metal jig, soprattutto in caduta. In questo caso ci vengono in soccorso artificiali come ad esempio questo, che è il Lear Mackerel della Sea Falcon, o come il vastissimo mondo delle blatte, dove potrei menzionare lo Slow Blatt della Palms, o altri artificiali anche di altre marche, che fanno del movimento blando in discesa la loro razza principale, molto apprezzata da alcune tipologie di predatori.
Un'altra cosa importante da considerare riguarda l'armatura dei nostri jig. Come facciamo, Antonio, a regolarci in merito alla tipologia di amo da scegliere e alla lunghezza dell'assist da accoppiare al nostro jig? Amici, ed eccoci ad un'altra domanda importante che Luigi mi pone, ed è quella degli assist hook. Beh, anche qui, come per la scelta del quale modello di jig utilizzare in base agli spot, predatori e tutto, anche l'esperienza personale fa molto nella scelta della misura, della lunghezza, perché ci sono tante teorie su questo genere di argomento, però ognuno poi con le proprie esperienze tende a dirottarsi più su una teoria piuttosto che l'altra. Oggi infatti voglio dare quelle che sono delle mie preferenze personali. La prima preferenza riguarda la lunghezza dell'assist hook. Io sono della scuola di pensiero che l'assist hook debba ricadere all'incirca quella che è un terzo della lunghezza del metal jig. Questa è una cosa che cerco di starci sempre attento, non ho mai avuto problemi di alcun tipo di ferrata e tutto, quindi è una cosa che solitamente uso e non ho mai cambiato. Secondo punto è la scelta tra utilizzare single assist hook o double assist hook. Beh, io sono sempre della teoria di utilizzare un double assist hook in testa, ovviamente, che mi dà maggiore probabilità di ferrata, e soprattutto se parliamo di uno short jig medio pesante, sono contrario, amici, alla scelta di utilizzare l'ancorette in coda per due motivi. Primo, ovviamente parliamo di preferenze personali, di gusti personali, non mi danno la certezza di ferrata come mi dà un assist hook. E secondo è l'utilizzo di un'ancoretta su un artificiale, per esempio come potrebbe essere una blatta, che ha dei movimenti molto ampi, a volte con la coda del jig che si alza in fase di caduta, potrebbe succedere lo spiacevole episodio che l'ancoretta si impiglia nel nostro terminale, creando dei grovigli clamorosi che guasterebbero la giornata del pescatore. Terzo punto riguarda l'aggiunto meno di attrattori aggiuntivi. Beh, ragazzi, io sono della scuola di pensiero di ok l'utilizzo di attrattori aggiuntivi, come potrebbero essere ad esempio delle piumette glitterate o dei mini octopus, a patto che, e questo mi sento di dirvelo come condizione obbligatoria, non vadano ad inficiare su quello che è il movimento e la fluttuabilità che l'assist deve avere. L'assist deve essere sempre libero di fluttuare liberamente, senza avere dei pesi eccessivi che ne impedirebbero quindi il corretto movimento. Quarto punto riguarda le caratteristiche dell'amo d'assist hook. Infatti è molto frequente la pratica che vede i pescatori realizzare da sé degli assist hook in base a quelle che sono le proprie preferenze. Il consiglio che vi voglio dare sulla scelta dell'amo è quello che deve avere tre caratteristiche fondamentali, a mio avviso: quello di essere leggero, quello di essere penetrante e soprattutto affidabile o robusto. Queste sono, a mio avviso, le tre caratteristiche fondamentali che l'amo d'assist hook deve possedere. Altra consiglio che vi voglio dare è quello della qualità dell'amo. Ragazzi, a prescindere dalle vostre preferenze di brand e tutto, utilizzate degli assist hook di ottima qualità. Perché, come dico sempre io, lo short jigging è una pesca per sognatori. Il sogno di prendere un pesce della vita, il pesce importante. Se questo sogno viene infranto perché si utilizzano degli assist di non buona qualità e si aprono, si spaccano alla ferrata di un pesce da 3-4 kg, beh, non so quanto questo convenga e quanto sia opportuno farlo. E ultima cosa riguardo un consiglio pratico che vi voglio dare. Vi voglio mostrare una cosa. Quando andate a scegliere il vostro assist hook, fate attenzione che durante la scelta della misura dovete fare questa prova. Questo è il jig, prendete l'assist hook. L'assist hook deve fare tutta la corsa nel corpo del jig, libera, senza mai impigliarsi. Perché se questo succede, ad esempio, si va a impigliare,
possiamo trovarci nella situazione in cui il pesce va ad attaccare il nostro metal jig in maniera infruttuosa, perché gli ami, essendo incastrati nel corpo dell'artificiale, impediscono la ferrata del predatore, rischiando quindi, per una disattenzione iniziale, di perdere magari il pesce della vita. In merito alla colorazione, diamo qualche indicazione ai nostri amici sulla scelta del colore, motivandone anche la preferenza. Beh Luigi, eccoci finalmente alla domanda forse più gettonata e senza ombra di dubbio quello che gli amici mi fanno in maniera più frequente nelle mie pagine social, e vale a dire la scelta corretta della tipologia di colorazione da utilizzare nelle varie situazioni di spot e condizioni. Beh amici, ovviamente questa, come nessun'altra domanda, è legata indissolubilmente a quelle che sono le nostre esperienze personali in pesca, anche se ad onor del vero devo dire che ci sono delle teorie legate alla prassi che sono valide ed è comunque opportuno conoscere nella scelta della colorazione. Oggi infatti voglio cercare di dare agli amici un consiglio, dei consigli che siano un mix tra ciò che la prassi prevede e quelle che sono le mie esperienze personali in pesca. Il primo fattore da considerare, amici, quando scegliamo la colorazione è quello della luce. Luce che ci può mettere di fronte a svariate situazioni. Ci può mettere di fronte ad un mare cristallino e cielo limpido, ci può mettere di fronte a mare torbido con nuvole, con presenza di nuvole. Questa impone scelte diverse di metal jig. Nel caso di mare cristallino e cielo limpido, io, amici, cerco sempre di optare per colorazioni naturali, come ad esempio un blu, un argento, che meglio riflettono i raggi del sole e ampliano quella che è la sagoma del metal jig, rendendolo più visibile ai predatori. In caso contrario, invece, quindi in caso di mare torbido per una mareggiata o in caso di mare, diciamo, scuro per presenza di nuvole, utilizzo dei colori come questi. Quindi colori acidi o multicolor, che hanno come obiettivo quello di essere più visibili al pesce anche più da lontano. Altro aspetto da tenere in considerazione, amici, che è un aspetto un po' più tecnico, a mio avviso, è il cercare di capire, una volta arrivato sullo spot, se vi è presenza di pesce in attività predatoria. E lo possiamo capire quando, ad esempio, troviamo il pesce foraggio che salta o, diciamo, delle cacciate a vista. In questo caso io tento di iniziare con delle colorazioni naturali, magari con anche delle forme non troppo grandi, cercando di imitare il piccolo pesce foraggio di cui il predatore in quel momento si sta nutrendo, oppure in caso contrario, se non vediamo attività predatoria, notiamo una certa fase di apatia da parte del pesce, allora sarebbe opportuno, a mio avviso, cambiare approccio e optare per colorazioni acide o comunque per dei multicolor, abbinati anche a delle forme magari più adescanti in fase di discesa. E il terzo punto, che è a mio avviso molto importante, riguarda la durata della pescata. Infatti, come dicevamo, molto dipende da quelle che sono le proprie esperienze personali. Io infatti tento di utilizzare inizialmente delle colorazioni naturali, cercando di imitare il pesce foraggio. Se vedo che però non ho risposte da parte del pesce, allora cerco di cambiare approccio, utilizzare colorazioni acide, e molto spesso le abbino con diverse tipologie di movimento, cercando di irretire attraverso l'uso di colorazioni diverse abbinate a quello che è un movimento diverso il pesce anche in fase di apatia, perché dobbiamo ricordarci, amici, che il pesce attacca il nostro metal jig non soltanto per predazione, quindi per fame, ma uno dei fattori che può portare all'attacco può essere anche quello della territorialità del pesce, aspetto che non dobbiamo mai non tenere in considerazione.
Cari amici, siamo giunti alla parte conclusiva di questo nostro video di approfondimento sullo shore jigging e sui jig. Che dire, se avete ancora qualche domanda da fare al nostro amico Antonio, la potete scrivere nei commenti e noi prenderemo gli spunti per realizzare ancora qualche video in merito a questa stupenda tecnica di pesca. Detto questo, amici, spero che i consigli che vi ho dato e la chiacchierata che abbiamo fatto vi sia d'aiuto nelle vostre battute di pesca, nella scelta di metal jig da utilizzare o, perché no, da acquistare. E volevo ringraziare ancora una volta Luigi per l'invito a questa splendida chiacchierata e volevo salutare tutti gli amici di Planet Spin e chi verrà nel video. Ciao amici! In conclusione lascio i saluti ad Antonio e lo ringrazio per la sua disponibilità. Noi ci vediamo al prossimo video e come sempre lascio anche un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi, alla prossima!